E ciao a tutti ragazzi e buon sabato innanzitutto, ben ritrovati nella serie Il Calendario dell'Avvento. Anche oggi, tanto per cambiare, si va a tagliare un po' di tronchi, ma non solo, aspettate perché arriva una chicca del DLC, non mi invento nulla, però c'è. Ve ne parlo subito, anzi, perché dopo sarò impegnato a parlare d'altro. Andremo a mettere i tronchi nel container. Devo dire che è una pratica tutta americana, però ha un suo perché, ha un suo fascino. Mentre buttavo dentro questi tronchi, che ok, sì, è in parte autoload perché voi avvicinate, come avevamo visto nelle live, il tronco e magicamente sparisce, si accatasta dentro. È un po' aiutata la cosa, però ci sta, perché sennò uno, come dire, prendeva e buttava magari all'aria tastiera, schermo e computer e tutto, perché già tanti magari, come dire, soffrono il fatto di star lì a muovere tanti elementi, gli escavatori, harvester eccetera. In più, anche se non deve star lì a giocare a Shanghai, magari diventa pesante, capito? Quindi mi trovo bene con tutto questo discorso container. Devo un attimo capire se ben fatto anche in Italia, non sono sicuro, propendo più per il no, però potrebbe essere una pratica che avvio magari comunque sui video, perché è comoda questa cosa, cioè è veramente comoda. Vabbè, a parte questo, che dire, i video qua oramai siamo, come dire, ben oltre la metà, quindi diciamo che in una settimana siamo all'ultimo. In effetti sì, perché domenica prossima, cioè non domani ma quella prossima, è Natale, quindi insomma non manca tanto. Anche quest'anno, come vedete, ogni giorno insomma ci siamo fatti compagnia, spero vi sia piaciuto insomma tutti i giorni questo appuntamento fisso. Spero inoltre abbiate visto anche il video del pack vigneto di SMI Modding, che mi sono impegnato molto in questo periodo e per quello che non arrivavo tanto a rispondere a tutti, purtroppo lo sapete, ma arrivo forse anche a far danni, che ho rischiato di spaccare in due il Volvo. No, in realtà non è che si spacca in due, però delle belle botte le avrebbe prese se l'albero qua, insomma, se avessi centrato, diciamo, la cabina del Volvo, poveretto. Vabbè, niente, spero appunto abbiate visto quel video, spero siate in pari anche con il calendario, o comunque non ve ne manchino moltissimi, anche perché all'interno c'è un giochetto e per giocare insomma bisognerebbe seguire con un po' di costanza. A parte il gioco principale, cioè il principale, a parte il secondario, che il primo giorno ho detto, se uno becca i 5 migliori video che io reputo essere i 5 migliori che ho fatto, come dire, gli bastava sapere quella notizia lì ed era a posto. Abbiamo già un vincitore, ma sarei felice di vedere se arriva magari anche un secondo o terzo posto, chi lo sa. Vi ricordo che c'è sempre il Season Pass stagione 2 da prendere, ovviamente è ovvio che adesso come adesso è anche a scatola chiusa, quindi non si sa ancora cosa conterrà di preciso, ci sono solo e solamente speculazioni per il momento, però chi lo sa, ne parleremo. Video scelti oggi per il famoso gioco Entrentin 82. Sono lì con il ragno che carico ghiaia su una rampa di fianco alla mulattiera che nominavamo ieri, e carico un altro unimo, tanto per cambiare. Scena tipica che succede da queste parti, in posti dove appunto solo un ragno può calarsi e far di lavori. Bel periodo, bei ricordi, tanti cambiamenti ricordo in quella precisa puntata, nel senso oltre alla puntata, insomma sono ricordi magari miei, ovviamente, che non vengono a trasparire dall'episodio stesso, però insomma rivedendo c'è il suo perché. Puntata dopo, non proprio l'83 ma l'84, con la carovana pronta ad andare a far forestale, anche allora con la Eithomat, con l'Oxerion, a far di tutto e di più, come solo Nico sa allestire cantieri forestali. No, ne sono anche di più bravi, per carità, però penso insomma di farli ogni volta sempre interessanti, intriganti, almeno spero. Per il discorso mod ho scelto la screenshot mod di Monsieur Bab, non so ben la pronuncia, però quella è una mod molto particolare. Io ne utilizzo un'altra, però anche quella lì ha il suo perché, oramai sono abituato a quell'altra, però ho voluto comunque presentare anche questa perché era un po' meno, diciamo, complicata e performante rispetto a quella che utilizzo io, però ci sta, insomma, per quello che deve fare lo fa bene, non c'è nulla da dire, cioè non è che l'ho presentata tanto per, ci mancherebbe,
era una versione, diciamo, un po' più easy di quella che utilizza, che tra l'altro quella avevo spiegato e mostrato come elemento speciale in un video abbonato. Poi ho scelto il Benavides HBT2 di MTNZ Modding, un altro amico spagnolo che lì è stato tutto un passaparola con Caleruega, mi ha passato altre commesse, diciamo, di altri suoi conterranei, e ho presentato, ho fatto preview di diversi attrezzi. Poi ne vedremo degli altri, perché ho in mente anche lo scraper, o scraper dir si voglia, adesso mi sfugge, però insomma per livellare il terreno di un altro, ma a tempo debito. Per la categoria spin-off anche questa volta andrei sulla Zio Cho. In copertina avevo messo un bellissimo Belarus cingolato, andavo a coltivare un terreno appena arato, quindi anche lì tanta roba. Di fatto un momento fa ho detto che nel season pass hanno secondo, non si sa ben cosa ci sarà dentro, però si mormora e si potrebbe anche ipotizzare, sì questo lo si può ipotizzare, che l'espansione a fine anno prossimo sia una mappa diciamo Est Europa, e probabilmente quindi anche una bella flotta di mezzi Est Europa, che male non fanno, quindi potrà secondo me essere veramente una bella espansione, e perché no, potrà uscirne il nuovo calendario dell'avvento in stile ti spiezzo in due, no, queste citazioni da film, vediamo a chi arriva, insomma, vabbè, niente, basta ragazzi, qua siamo, e anche oggi tempo a nostra disposizione più o meno è finito. Volevo solo mostrarvi la super fortuna che ha il Nico, che non si sa come mai è riuscito a sistemare il container sull'unico ceppo, sull'unico piccolo ceppo che c'era qua in zona. Di solito li avevo tutti cancellati, ma questo c'era. Ma vabbè, niente, come al solito vi saluto, vi ringrazio, ovviamente ci vediamo domani, e soprattutto fai bravi, ciao a tutti ragazzi. Just happened.